Ciao ragazzi, oggi voglio fare un po' di esercizi leggermente più avanzati con la palla. Allora, per fare questi esercizi più avanzati mi raccomando che dovete avere tanto spazio intorno a voi, perché quando richiedo più equilibrio c'è più rischio di cadere. Allora, quando cadiamo ho rischio di cadere, l'importante è di essere sicuri, così niente con spigoli intorno a te, tanto spazio, magari mettete un tappeto sotto di voi che è antiscivolo e non spingervi troppo, nel senso che se non te la senti, metti una mano a terra, cresci con questi esercizi, ok? Non è necessario di spingerti più di tanto. Cominciamo in ginocchio di fronte alla palla, ok? I gomiti vanno proprio sulla palla. Trovate una posizione stabile, stendi una gamba, questa è la prima posizione, diciamo, di principiante, sollevo poco poco il ginocchio, così peggio di ipotesi posso appoggiare il ginocchio, sono sotto controllo, altrimenti sollevo e mantengo questa sorta di plancia mobile, una plancia mobile perché la palla è mobile, è instabile sotto di me, e comincio su a tirare su, ancora su, tiro su con gli addominali, ok? Su con gli addominali. Provate di immaginare il vostro ombelico che è attaccato alla vostra colonna vertebrale. Ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tengo ancora. Datemi un altro. 4 e 3 e 2. E relax. Ginocchia vanno giù. Torno indietro. Come va? Ok, adesso proviamo in questa posizione di andare in avanti e tornare indietro. Trovate la giusta posizione che ti permette proprio di sentire il lavoro sull'addome e anche sulla schiena, ok? Tengo e torno indietro, ok? Mi allungo e torno indietro. Non esagerare con la schiena, se la schiena si stanca troppo ti fermi, ok? Però andiamo a trovare diversi schemi motori, perché è importante lavorare il corpo su tutti assi e in tanti modi, ok? Grandi gruppi, stabilizzatori, in instabilità, in accelerazione, in isometria, in calistenico, in allungamento, nello stretching, insomma, il corpo è veramente meraviglioso, ha bisogno di essere allenato su tante asse, ancora 4, ancora 3, ancora 2, tornate indietro. Adesso portiamo la palla sotto le nostre anche, ok? E a questo punto mi giro in diagonale, ok, chiudi le gambe sopra e cioè, come se dovessi abbracciare la palla, porto le mani in avanti. Adesso stiamo andando in instabilità, e qua dove devo chiedervi di essere molto 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 attenti, chiudi i piedi indietro e cominci a schiacciare i glutei in su, ok? Sono appoggiate con la pancia sulla nostra palla, posso anche abbassarmi volendo, ok? Però decidi tu quando e come ti senti per sentire questa instabilità, ok? Schiaccio, 2, 3, 4, questo è un esercizio eccellente per i glutei, è una sorta di gambe da rana, ancora, su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, tieni le glutei, sollevate, schiacci i glutei, stendi le gambe, ok, portati ancora più in avanti e comincia a battere i piedi come stessi, nuotando, ok, e senti gli addominali tesi e continui a battere le gambe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 2, 8, dai ragazzi, schiacci i glutei, gambe tese, pensate di essere pieno di energia, ok? Non battere soltanto lo stinco, ma tutte le gambe intese dal gluteo fino al punto dei piedi, tanta energia, 4, 3, 2, e ultimo, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e torni indietro, piedi a terra. Sei tu sempre che controlli la palla, ok? Questa è una cosa importante. Adesso facciamo un passo indietro. Portiamo il busto sempre avanti, sempre proprio chiudi le ginocchia, senti come se aggrappi la palla prima di metterti sopra per mantenere l'equilibrio. A questo punto ci stendiamo poco poco di più. Dalle anche,
proviamo a passare proprio un po' dietro sulle cosce, cammino indietro, andiamo a lavorare le nostre pettorali, ok? Ok, qua scendo su. Qui c'è molto disequilibrio, ok? Molto equilibrio richiesto per questo movimento. Magari vai giù piano e torni su. Non devi fare troppo veloce perché non voglio che perdete l'equilibrio. Ok, piano piano spingo contro la terra e torno su, ok? Contro la terra e torno su. Contro la terra e torno su. Facciamo un altro 4. E un altro 3. Ancora 2. E 1, ok, vai indietro, spingiti indietro, poggi i piedi per terra così ti prendi un piccolo recupero, ok? Passi sempre molto controllati con la palla, io non lo dirò tante volte ma è anche molto molto importante. Pieghiamo nella gamba, ok, solo uno e cominciamo a spingere su, gluteo, ok, spingo, ancora, spingo. Allora, come ti senti questo corpo? Eh? Stai prendendo padronanza di questo corpo che sta lavorando? Sì, è piacevole, no? Ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Occhio, adesso allarghiamo poco a poco la gamba, ok? Proprio diagonale e continua a spingere. Proprio a lavorare il gluteo. Ancora, facciamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dammi l'ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Ok, cambi gamba, piega la gamba, martello i piedi e a martello cominci a sollevare. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 2, 8, poi cambiamo, andremo in diagonale. 3, 4, 5, 6, 7, ultima 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e allargare il ginocchio, andiamo in diagonale. Ancora 4, 3, 2, ancora 2, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Come sta andando, ragazze? Ok, veniamo ancora in avanti. Adesso, sollevamo piano, ok, una gamba alla volta. È molto lento, fissi un punto a terra, ascoltami la voce, schiaccio e sposto, ok? Oggi la facciamo piccoli, poi man mano che andiamo avanti con l'allenamento vedrai che potrete fare più movimenti, però questo equilibrio richiede molto più attivazione muscolare, ok? Così, piccoli passi per avere tanti risultati, ancora datemi altre 4, ancora 3, ancora 2 e ultimo, di nuovo spingiti indietro, piedi a terra, mani sulla palla, vieni su. E questa è una sorta di introduzione alla palla, perché vedi quanto è instabile, quanto ti fa attivare tutto il corpo, perché devi attivare tutto, gli addominali, le gambe, i glutei, braccia, pettorali. Insomma, veramente un lavoro completo. Così, questa settimana è dedicato alla stabilizzatori, vedrai che stiamo crescendo insieme, diventando più forti insieme e sono orgogliosissima di essere il vostro personal trainer. Yay! Ok, tutorial dopo tutorial stiamo crescendo insieme. Spero che passi una giornata meravigliosa e ricordate sempre, puoi sempre aggiungere di più di quelle che ti suggerisco. Magari se oggi ti senti un leone, aggiungi un altro allenamento con il trampolino o con l'elastico, insomma l'importante è di muoverti almeno 10 minuti al giorno. L'unico segreto è diventare uno sportivo per sempre. Un bacio dalla Jill e ti aspetto al prossimo allenamento insieme.